Un saluto a tutti e bentornati su Ventaglio Podcast. Falsa partenza, ma adesso dovremmo avercela fatta. Oggi puntata speciale perché abbiamo il nostro primo ospite per una intervista video ed è Alessandro Iacchi, corridore del team Coratex all'Italia che ha appena concluso il suo primo Giro d'Italia. Innanzitutto ti do il benvenuto e grazie per essere qui con noi oggi. Grazie a voi per avermi invitato. Buon pomeriggio a tutti. Qui con me, come al solito, ci sono Riccardo Zucchi Un saluto. e Luca Pellegrini. E Buon pomeriggio. Alessandro, inizierei subito a chiederti cosa ti ha lasciato questo Giro d'Italia. Immagino un bel mal di gambe. Sì, mi ha lasciato un bel po' di stanchezza. Negli ultimi 2 giorni ho passato più tempo sul divano che altro. Non No, è. però dai, è stata una bella esperienza che non si dimenticherà facilmente. Ma hai avuto il coraggio di riprendere la bici in mano o ancora? No, no, sono tornato. Però solo con qualche sosta bar. Il giusto riposo. Sì. Esatto. Senti Alessandro, diciamo che il Giro d'Italia è un'esperienza anche sentendo magari in passato altri corridori. A modo suo, unica che un po' anche ti cambia sportivamente per te, com'è stata, com'è andata? Se anche se ricordi qualche episodio particolare nei giorni che hai trascorso in gruppo. No, sì, ovviamente è una cosa che a livello sportivo ti cambia, perché comunque sia correre un giro di 3 settimane ti fa capire tante cose, ti fa capire cos'è davvero la fatica, perché alcuni giorni dici davvero, Madonna, ma chi me l'ha fatto fare? Poi ci sono alcune tappe che davvero dici, cioè, sei morto, però comunque sia, diciamo, dai sempre tutto per arrivare all'arrivo e pensi comunque sia, dai, domani un altro giorno e andrà meglio. E diciamo, io ho avuto la giornata peggiore alla 12ª tappa, che è stato un calvario arrivare all'arrivo perché ero un po' in crisi. Sì, è stato il giorno un po' più brutto, diciamo, di questo giro. Beh, arrivava dopo un po' di pioggia, mi sembra di aver visto in televisione. Sì, poi questo giro non è che è stato facile a livello meteo, perché ogni giorno, ne parlavo l'altro giorno ai miei compagni, che almeno su 21 tappe, 17 abbiamo preso un pochino d'acqua. Sì, infatti eravamo tutte le mattine a asciugare le scarpe col fono. Diciamo, l'Italia è il paese del sole, non per il mese di maggio, veramente sembra che ha concentrato tutto quello che poteva concentrare in Sì, quelle è vero. settimane. Io così tanti giorni di pioggia da quando corro in bici, mai presi. Quindi, vai Riccardo. Pioggia e non solo, cioè una delle giornate che è stata caratterizzata sulla carta dalla pioggia, poi andata un po' diversamente, è quella di Crans Montana. Che sensazione c'era quel giorno in gruppo su tutta quella che è stata la situazione del cambio tappa, annullamento di una salita, poi cambio con un'altra? Cosa avete provato in gruppo e quanto sapevate realmente di tutta la situazione? Quella è stata la giornata della mia crisi, che in pratica già dalla sera prima avevamo visto che davano cattivo tempo su quasi un po' tutte le salite e c'era freddo. E quindi avevano chiesto di togliere la seconda salita, che era quella dove c'era la discesa più pericolosa. Poi alla fine la decisione è stata un'altra, quella di togliere la prima e di partire sotto la seconda. E sì, diversi corridori volevano appunto accorciarla a causa di queste condizioni di meteo un po' brutte, più che altro per il freddo e anche perché la seconda discesa era pericolosa. Poi niente, la mattina ci siamo alzati e siamo andati alla tappa come se dovessimo farla per intero. Poi dopo un'ora prima ci è stato detto che si sarebbe partiti più avanti e niente, ci siamo spostati col pullman, abbiamo fatto 3 ore, 2 ore e mezzo di viaggio per andare alla partenza sotto la seconda salita e poi da lì abbiamo fatto gli ultimi 70 chilometri.
Quanto cambia da un punto di vista anche proprio tecnico, atletico, il dover affrontare subito una salita del genere, una tappa breve, una tappa in cui sostanzialmente tu puoi partire, già stata subito bagarra, si è formato subito un gruppetto, anche proprio a livello di preparazione, quindi di impatto, pensi che anche quello abbia un po' pesato nella tua giornata nera? Sì, penso, perché io sono uno che queste partenze cattive un po' le soffro. E poi, sai, magari anche tutto il viaggio subito prima, perché comunque sì, avevamo fatto un'ora e mezzo prima della partenza, poi ti sei cambiato, ammollato prima della presentazione, ricambiati, rivai là, era un po', stato un po', diciamo, una giornata abbastanza stressante. E sì, è stato alla fine duro. Come è cambiata anche l'alimentazione in quel giorno? Perché immagino avete fatto un progetto per arrivare carichi la mattina, poi c'è quel pullman, partire così, come è cambiato anche l'alimentazione proprio in vista di quella tappa? Alla fine, anziché andare a mangiare magari di più, come di solito mangi barrette, panini, sei ritrovato a fare 70 km, quindi due ore e mezzo, due ore, massimo due ore di corsa, andavi solo a malto, gel e basta, anche perché era salita, discesa e poi di nuovo subito salita e non c'era tanto tempo di stare a mangiare robe solide. A proposito di salite, tu hai anche compiuto gli anni durante il giro, no? Regalo, sì. Le tre cime di Lavaredo, ti ha dato una spinta in più anche il fatto, no, di essere all'ultima tappa dura, quella che poi ti avrebbe portato fino a Roma dopo la cronometro. Sì, ormai, cioè, eri mentalizzato e volevo arrivare a tutti i costi alla fine del giro, perché poi alla fine, cioè, sì, era una tappa dura perché c'era tanta salita, però, cioè, sei riuscito comunque a passarla bene. Non ti hanno fatto la torta, però a Thomas l'hanno fatta. Sono un po' meno importante di lui. E abbiamo parlato di salite, di giornate impegnative, e invece cerchiamo di, ora passiamo un po' alla parte bella, dai, nel senso, c'è stata invece una tappa in particolare che ricordi con maggiore emozione, un momento in cui ti hai sentito anche bene in gruppo, comunque hai provato qualcosa di particolare in queste tre settimane? Sì, c'è stata la tappa in cui sono andato in fuga e poi, vabbè, dopo verso la fine mi sono staccato, però comunque sì, è stato bello ritrovarsi davanti con gente come Benili e tanti altri. E comunque sia, quando la tappa di Bergamo, che era secondo me la più, dove c'era più spettatori, è stato bello perché, cioè, ritrovarsi in mezzo con tutti che ti incitano, per me è stato molto bello. E anche le altre salite, che dove tipo alle tre cime c'era tantissime persone, cioè è sempre bello quando passi in mezzo al pubblico. Mi sa che ti abbiamo un attimo perso, adesso ci siamo ritrovati. Sì. Vai Riccardo. No, ho chiedere, quel giorno della tappa, quella la tappa 8 che sei stato in fuga, a noi a casa ha impressionato la condizione, ha avuto Benili nella capacità di staccare tutti, ma anche voi in fuga vedevate che c'era questa condizione così esagerata o in gruppo si maschera un po' meglio questo? No, allora, ti dico che già ci eravamo immaginati che voleva andare in fuga per fare bene, perché la mattina era partito con body da crono, copriscarpe, e era bello cario per andare in fuga, quindi già si sapeva che voleva fare bene. Poi lui era già avanti con altri 3-4 e poi dopo ci siamo aggiunti noi altri, tipo mi sembra siamo riusciti a uscire in 8, però si era visto che stava molto bene, sì. Ma quando si prende la fuga al mattino, soprattutto al giro, quest'anno era spesso molto combattuta, è impegnativo, è tosto, cioè bisogna andare molto forte, no? Sì, quest'anno
ci sono stati da dopo che Renko è andato via e la Ineos mandava, cioè teneva la corsa facendo arrivare via una fuga di gente che non era in classifica, in tanti hanno pensato che poi magari di andare in fuga, quindi era sempre una guerra andare in fuga perché c'erano tanti team che volevano provare a entrare. Quindi sì, sono state quasi tutti i giorni, è stata dura provare ad andare in fuga. E senti, diciamo da un punto di vista, adesso questo è un po' anche un po' di retroscena dalla corsa, nel senso che spesso e volentieri noi vi vediamo naturalmente in azione tutti i giorni in strada, ma una giornata tipo di un ciclista al Giro d'Italia, qual è? Come funziona? Naturalmente un po' in generale, mi rendo conto che poi magari in base alle tappe, in base all'ora di partenza cambia un po'. Più o meno cosa facevate voi durante le giornate fuori dalla corsa? Fuori dalla corsa, diciamo, ti alzi la mattina in base all'ora che parte la tappa, poi quando c'è possibilità di dormire di più, uno dorme un po' di più, e se no, però diciamo a sto giro le sveglie erano abbastanza buone. Poi si scendeva giù a fare colazione e poi andavi via in bus, ti preparavi le tue cose, se volevi, che ne so, una borraccia tua personale, ok, lo diceva il massaggiatore, ti le preparavano e poi arrivavi alla gara. Tempo di prepararsi, facevi la presentazione, una riunione con il direttore sportivo e gli altri compagni e poi era già il momento di partire. Poi di solito le tappe finivano sempre verso le 5:30, 6 e poi di corsa al bus, doccia veloce e subito in hotel per fare massaggi e poi andare a cena e poi dopo stavi un po', cioè avevi tempo di parlare un po' con compagni a cena e poi a riposarti. Scusa, una domanda magari stupida, ma sul bus avete una doccia e dovete fare la doccia in 9? In 8? Allora, ora nel nostro bus è piuttosto grande lo spazio doccia perché ce ne sono 3, quindi facciamo molto veloce, sì. Ok. Ma però penso per capire, almeno anche in altri bus almeno 2 docce ci sono. Sì. Voi eravate una squadra con tutti esordienti alla fine. L'unico che aveva già corso il giro era Valerio Conti, che però si è dovuto ritirare purtroppo abbastanza presto. Quanto vi ha aiutato la sua esperienza sia quando era in corsa in gruppo, ma poi anche col fatto che vi è rimasto vicino almeno per un po' del Giro d'Italia? No, Valerio sin dai primi giorni, cioè, ci è stato sempre vicino anche a noi a dirci, cioè ci dava tanti consigli. Poi dopo è successo, cioè è caduto e lui ha voluto rimanere un po' con noi, però comunque sì, era sempre presente, ci diceva sempre, cioè ci dava sempre buoni consigli e poi dopo giustamente è tornato a casa per curarsi, però anche da casa ci mandava sempre messaggi, ci incitava, ci diceva dai va, non mollate, perché comunque sia lui c'ha tante esperienze, ci dà tanti consigli anche da casa, sì. È stato molto importante, infatti da dopo che è andato via un po' si è sentita la sua mancanza. C'è un consiglio in particolare che vi ha dato, che si può sapere in sé, che vi ha dato per voi giovani che eravate proprio alla prima esperienza, uno in particolare magari all'inizio quando c'era l'ansia delle 3 settimane e anche l'emozione? Sì, lui è partito quando ci siamo, diciamo, il giorno prima di partire la crono, abbiamo fatto una specie di riunione nel bus dove parlavamo un po' di tutto in generale e lui la cosa principale ha detto è che durante 20 giorni bisogna essere, diciamo, come fratelli, aiutarsi uno con l'altro perché comunque sia passare un mese insieme con persone che non ci sei mai più di un tot di giorni, non è facile. Quindi, cioè, era importante essere onesti fra di noi e rispettarci, aiutarci fra di noi. Cioè, se un compagno c'ha un problema, piuttosto gli do una mano e non gli do contro questo.
E infatti, secondo me, cioè, era una cosa giusta, perché alla fine passavi un mese della tua vita con le stesse persone, no? E non puoi dare contro a... perché poi ti demoralizzi anche mentalmente, ok? Se comunque stai con persone che ti danno contro, che non ti ci trovi bene. Quindi anche questo era essenziale. L'atmosfera in squadra era buona comunque. Voi tra l'altro eravate la squadra anche più giovane come storia, nel senso primo anno professional, primo grande giro. E vi chiedo intanto se com'era appunto gara si ispirava, e soprattutto se siete soddisfatti un po' di come è andato complessivamente il giro. Noi parlavamo nell'ultima puntata di Ventaglio, in cui abbiamo fatto un po' un bilancio ovviamente dal nostro punto di vista del giro, abbiamo detto che comunque come squadra il team Coratec si è ben comportato, perché all'esordio con tanti giovani è comunque riuscito a farsi vedere, tante fughe, qualche buon piazzamento. Voi come l'avete vissuta e come valutate il vostro giro? No, noi siamo contenti di questo giro, anche perché alla fine, secondo me, se non succedeva il fatto di Valerio e che l'altro ragazzo è dovuto andare via perché era malato, e secondo me penso riuscivamo a finirlo tutti, e quindi già finirlo in otto era una buona cosa, no? Per una squadra come noi. Poi in più siamo riusciti a farci vedere in più occasioni, a fare dei piazzamenti, quindi cioè, da questo punto di vista sono contenti tutti. Tu l'anno scorso correvi alla Cubeca Continental, quest'anno sì. Sei tornato, diciamo, tra i professionisti con una squadra professional, e ti aspettavi di fare subito il giro? No, non... cioè, anche perché quando sono venuto non pensavo che riuscissero, cioè ci speravamo e tutto, però sai, è sempre difficile fino a che non lo vedi di avere la wild card per il giro. Poi da dopo, comunque sia, quando sono venuto qui non mi aspettavo di dire vado qui per fare il giro. Poi da quando hanno riuscito a prendere l'invito, sai, uno ci fa un po' il pensiero, no? E dopo, diciamo, ci sono ritrovato. E quindi facciamo un salto indietro alla prima tappa, sulla rampa di partenza della crono di Fossa Cesia. Che hai pensato? Come ti sentivi? Tremavano un po' le gambe? No, sicuramente ero emozionato, perché primo giro d'Italia, sapere che hai 21 giorni davanti da fare, eri emozionato, sì. Poi da dopo aver finito la prima tappa è stato... cioè, dici... lì per lì era ogni giorno, dicevi, cavolo, ma quando finisce? C'è ancora tutte queste tappe? Poi arrivi all'ultimo giorno e pensi, cavolo, è già finito, meno male, cioè siamo già arrivati qua. Beh. Una cosa, e in gruppo, voi vedevate già quella che poi sarebbe stato la cronometro di Roglic, un Roglic così superiore, o da parte vostra emergeva un equilibrio in realtà, le sensazioni che avevate in gruppo? Cioè, ti dico, da parte mia secondo me era molto favorito Roglic, perché lui arrivava lì con la convinzione giusta, perché già avevano perso una crono così al tour, poi era vicino a casa in Slovenia, quindi era, diciamo, carichissimo, voleva far bene. Penso che secondo me se era una tappa normale non riusciva a prendere la maglia Geraint Thomas, invece con un testa a testa così era, secondo me, molto più favorito. Ma in gruppo a cena, non so, mentre pedalate, mentre cenate, parlate anche di queste cose? Tipo, secondo te domani chi lo vince, chi non lo vince? No, non è mai capitato. Anche perché a cena uno più preferiva di parlare di altre cose extra. Staccava un po' dal ciclismo. Immagino, però noi che siamo appassionati e non lo viviamo come voi che correte tutti i giorni, ma noi ce lo godiamo immagino. Divano, è un'altra cosa, è molto diversa. Sì. Ma tu hai avuto contatti con magari in gruppo anche con questi, con i grandi campioni che c'erano al giro? Penso a Primož Roglič, Geraint Thomas, Mark Cavendish, c'è stato modo di scambiare anche due parole con loro? Due parole veloci anche con Cavendish,
che mi sono ritrovato parecchie volte in gruppetto. Di solito si dice che in un grande giro, dopo un grande giro, uno inizia ad avere una gamba, un motore diverso, va a superare le salite molto più facilmente. Non so se ti è già capitato magari nella terza settimana o adesso che magari hai ripreso la bici anche solo con tranquillità, hai avuto questa sensazione o sei curioso magari arriva questo cambio di passo? Io sono fiducioso che arriva. Per ora... In questi due giorni non tanto. Ok. Però sono fiducioso. Ma hai già un programma per il proseguo della stagione? Sì, ora correrò venerdì all'Appennino subito e poi faccio lo Slovenia. Okay. Il 14 e poi vabbè ci sono gli italiani il 25. Quindi dopo quindi magari quelli possono... E Venepul, Roglic, magari becchi anche Pogacar adesso in base a, alla mano. Possibile, allo Slovenia, sì. Bene. C'hai una corsa in particolare che ti sei posto come obiettivo per cui vuoi fare bene quest'anno? Per ora no, però cioè, penso voglio sfruttare ogni occasione giusta per me, sì. Anche magari allo Slovenia, ho visto ci sono tappe buone. Se uno riesce a recuperare bene dal giro, penso appunto che cioè, può andare bene. Tu sei uno scalatore, diciamo? No, mi difendo sulle salite brevi e volate ristrette. Ok. Io ho il calendario. Il calendario italiano da questo punto di vista propone... diciamo appuntamenti che possono andare bene comunque, no? Sì, sì, no, le classiche di fine stagione sono abbastanza gare adatte. Ok. Bene, guarda, iniziamo ad andare verso la conclusione, ti ringraziamo per essere stato con noi. Ti volevo chiedere una curiosità, in cima al Monte Russari, quando scendendo da... Voi siete scesi con Lovovia, no? Arrivare a Pullman. Hai detto, ok... Finita anche questa, manca solo Roma. Come ti sei sentito? Cioè, è stato... Come è stato? Allora, cioè, è stata una prima liberazione, diciamo, quando ho finito la crono, no? Ho detto, vai, cioè, diciamo, è fatta. Però per me la liberazione più bella è stato finire l'ultimo giro a Roma, che davvero avevi tagliato alla fine, no? E ero felice, sì, è stato bellissimo, sì. Invece, tornando indietro, il momento in cui ti hanno detto parteciperai al Giro d'Italia, ti ricordi dove eri? Mm-hmm. Ero dopo, a inizio mese di aprile, ero a correre in Francia e più o meno avevano detto una... diciamo un po' di nomi che erano possibili per fare il Giro d'Italia, no? Poi ero caduto e mi ero fatto male, ero stato per un po' di giorni e dopodiché andai a correre alla Belgrado Banjaluka e dopo lì mi hanno detto che avrei partecipato e cioè ero contento, sì. E voi atleti, voi ciclisti, spesso e volentieri si parla anche del regime rigido a cui siete sottoposti a livello di alimentazione per la preparazione eccetera. Ora una curiosità, dopo il Giro d'Italia, anche se dovrei correre poi, ti sei concesso un piccolo strappo? Qual è stata la prima cosa che ti sei mangiato tornando a casa dal Giro d'Italia? Una curiosità così. La pizza giustamente, niente pizza per 21 giorni anche immagino, dovevo festeggiare per bene il mio compleanno e quindi sono andato a mangiare la pizza. No, perché dal traguardo di Roma abbiamo visto che c'erano un sacco anche di birre, Roglic, abbiamo visto anche tutti con queste peroni per liberatorio birra, sì. Bene. Da mangiare è stata la pizza. Giustamente. Penso che un po' tutti abbiano la pizza proprio come sfizio da togliersi dopo la fine del giro. Sai, la pasta alla fine la mangi anche, comunque sia per 20 giorni. Ti manca un po'. Beh, poi noi siamo anche italiani, quindi... Figurati. Esatto. Giustamente. Sì. E va bene, Alessandro, grazie mille del tempo che ci hai concesso.
E complimenti ancora per il Giro d'Italia, perché a volte noi spesso diamo quasi per scontato, specie diciamo da spettatori o da detrattori, che fare un Giro d'Italia, invece, cioè, 3 settimane sono lunghe e dure, quindi ancora complimenti e in bocca al lupo anche per il proseguo della stagione. Crepi. E della carriera, che speriamo sia più lungo possibile, magari. Sì. Grazie a voi. Magari ci risentiremo in futuro, dato che noi puntiamo a rimanere qua, quindi... Va bene. Volentieri. Allora, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, salutiamo anche gli spettatori che ci hanno seguito, vi invito come sempre a seguirci su tutti i nostri social, a partire da YouTube, Instagram, se volete anche su Twitter, ascoltarci su Spotify. Se volete fare anche una piccola donazione, lo potete fare su Ko-fi, che può dare una piccola mano al progetto di Ventaglio Podcast e anche per portarvi altri contenuti come quelli di oggi. Ciao a tutti, buona serata. Buona serata. Ciao a tutti.